Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua in questo nuovo episodio di The Sims. Siamo al nostro... Come ti chiami, Giuseppe? Riccardo Greco. Perfetto, andiamo a dormire, Tommy. Che poi ti mandiamo per locali. Esatto. Molto lagante in realtà, anche perché non apro il gioco da mesi. Vabbè, dormi, piccolo Riccardo, dormi. C'è una cosa che non ho usato essere in una situazione lavorativa, ma quando lavoriamo il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Perfetto. 3 giorni di vacanze, 16 euro all'ora. Ma che neve, che nevica. Però la fra un mese, diciamo, più o meno, ci sarà cosa a lui. Qui, sì, terzo, se non erro, sì, questo qui. Questo è il blu magico e poi un giorno o l'altro andremo a scoprire. Cosa che ho scoperto è, se non ricordo male, il fiore. Questo fiore qui, Bocco di Leone, è un fiore ragazzi raro. Se non ricordo male, però potrei anche ricordare benissimo male, quindi. O forse gli mancherà proprio qualcosa. Dove c'è il calendario? No. Albero genealogico, no. Questo no, amici. Animali no, amici, amore, casa, tutti, sono tutti io. Tristezza. Mi sembra meglio alzare l'alto pigeria, però. Dove si vedevano i... Ecco, ah, calendario, c'era letteralmente questi singoli calendari, non l'ho visto. Perché Natale sta qui, giusto. E siamo, ragazzi... Sì, manca effettivamente un po'. Questo è il raccolto. Credo sia questo qui che prenderà il posto di coso Halloween. O se no sarà questo. Giorno della... Fatta da pirata. Ok. Ok, ragazzi, non è che tagliamo. Tanto per cambiare, se non siamo noi di ecosistane, non è nessun altro. Che è successo? Perfetto, e ora ragazzi, noi lo mandiamo, il nostro buon Riccardo Greco, ragazzi che non mi sono Riccardo Greco, con 3 ore anche il sensore di caricamento, gente che non si sa perché c'è un piatto fuori da casa mia, maleducati infami che vanno a buttarmi i piatti qui, andiamo ragazzi a locali. Dove possiamo andare? Qui. Riccardo, il Riccardo e lo mandiamo a dove stava il bar, ecco qua, discoteca. Negli stadi avanzati la febbre ridotto è rabbioso, talmente contagioso, se non curla. Ok, fatelo insieme, i bebè impareranno velocemente. No, velocità doppia quando supervisionano la verità del Sims dell'età superiore. Yeah! Viva il Sims dell'età superiore! Tipo un vampiro che ha 20.000 anni. Cioè, quando impara, tipo, guarda una cosa e già impara a fare il bambino in modo super perfetto. O sa qualcosa di lunga e dolorosa, molto lunga. Tipo c'è gente incazzata, tanto per cambiare. Questo qui è andiamo a ballare. Manifesta qui per un sei contro il crimine. No, andiamo a ballare. Ah. Dai, su Riccardo. Si chiama già. Ho queste abilità ballo. Vediamo se troviamo qua. Sono tutti brutti al seggio locale. Ma buongiorno. Chi sei tu? Presentazione amichevole. Ok, tra due ragazzi non so chi è che balla modo più strano. Fai un discorso estroverso? No. What? Loda Lucidita Vampiro. È veramente un vampiro.
La tizia. Cosa mi carica politica? Promuovi la tua causa, possiamo arrivederci. Discuti previsioni al meteo. Dichiarazione per l'amore no. Andiamo a fare una scelta da regalo. Chiedi a carriera al T-Sims, chiedi la sua giornata. Sì, ragazzi, questa sarà la futura greco. Greco, giusto? Sì, greco. E ti chiami Giada Rossa. Vediamo un pochino. Ispino. Andiamo al segno più profondo, eh. Confessa pure dei vampiri? No. Dibatti? No. Credi nella sua giornata? Ah, chiedi la sua giornata. Oh, sperando che la sua giornata, anzi, non faccia schifo. Ok, chiamalo, anzi, questo episodio è tipo i balli più brutti del mondo. Nel frattempo noi stiamo conversando con questa ragazza. Proviamo a fare un approccio aromatico con fenomeno spinta, battuta d'abbordaggio, vai. Dai ragazzi, Riccardo non può fallire con queste cose. Quindi come finita? Non si sa. Ah, non l'abbiamo ancora fatto, ok. Ma mio, un ballerino anche se, cioè, arrabbi. Mi sono messo a dormire a poco. Cioè, per avere ragazzi un'abilità di ballo bassa, cioè. Posa sexy, vai Riccardo. Ora poi, ragazzi, la fierezza del nostro Riccardo. Vabbè, tra l'altro la scena ha fatto sì anche non è stato un umore ideale per fare queste cose. Fai il baciapiede, che diavolo è il baciapiede. Ah, ragazzi, il nostro Riccardo come ci va pesanti. Le battute, ragazzi, del nostro Riccardo. Le battute di Riccardo vanno avanti. Tanto se sto facendo amicizia con questo, non so anche chi è. Il nostro Riccardo ci va giù in modo incredibile. Offri una rosa, pure offrire le rose, mamma mia. Cioè, se non esiste un Sims più romantico di lui. Vai, chiedi abito, tempo freddo, tempo caldo, sportivo, quotidiano, formale, festa, costume bagno, quotidiano. Andiamo un pochino sul quotidiano. Il nostro Riccardo ragazzi ci va forte, ma ci va anche piano. Dai, regalo romantico, non chiedi un appuntamento. Tieni un bacio sotto il mischio. Vuoi un bacio sotto il mischio? Abbiamo fatto qualcosa di male, no, qualcosa di bene. Perfetto, ragazzi, c'è cioè il nostro Riccardo. Taci, no, ragazzi, visto prima che la carriera, cioè la lista di amici di Riccardo si è aumentata come siamo qui a ballare. Di poco, però è aumentata. E sta continuando ad aumentare con gente a caso. Questo qui ragazzi ti fa nero, anche questo qui. Più gente muscolosa in questi posti. Chiedi un appuntamento, è il nostro obiettivo. Ah sì, già ragazzi, nel frattempo stiamo ballando, quindi aumentando anche l'abilità. Non so sinceramente se vogliamo chiamare questo episodio tra i balli più brutti. O il Riccardo va. Lascia una foto, spero ragazzi, non si addormenti qui sì, tipo subito e ora. Chiacchiera con Jen. Chiacchiera. 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 A nulla stazione ci sta mettendo un po' troppo tempo.
Sì, ora in teoria dovrebbe partire là. Ciò che passo che hai fatto è sta ballando sempre più velocemente. Fare poi un club, la differenza nostra è che noi siamo gli unici schieri che non sono da nessuna parte. Sì, però lui ha dovrebbe iniziare a fare le selezioni. Fai un Benkichi. Annullami questo e voglio fare le cose, ci stai mettendo tipo una vita e mezza. Di ragazzi non ne fallisce una, eh. Ma è stesso, cioè sto Riccardo è un tipo un Don Giovanni. Sarà lei il signor Riccardo o sarà una delle sue molte future conquiste? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Tazio, potrete dire voi nei commenti. Cosa più importante? Chiacchiera. Primo bacio. Il nostro Riccardo ragazzi ci va giù pesante. La cosa più importante. Il loro primissimo bacio. Complimenti anche ragazzi un po' per l'aspetto, così almeno andiamo sul... Aumenta. Possiamo già subito, no ragazzi, conviene aspettare ancora un po' per sicurezza. Per non fare prendere la nostra Riccardo, sono due di picche. Vediamo un pochino. Perché c'è gente che si mette a fare flessioni a caso? Giusto così ragazzi, però che ce ne dobbiamo... Perché c'è gente che si mette a fare flessioni? Non credo che qua ci sia un vampiro, però ok. Oh, il Riccardo. Salutiamo, se andiamo a casa, perché noi siamo mezzi morti, in realtà siamo mezzi addormentati. Ritorniamo alla nostra triste, solitaria vita. Con che sbaglio tasto, tanto per cambiare. Ebbene sì, cioè, questi due ragazzi sono tipo un bisogno di insegno, all'insegno dell'amore. E dal fatto che il nostro Riccardo è veramente... Lui ragazzi non aspetta, lui ti vede, boh. È una persona che è veloce a fare le cose, ogni genere di cose. Forse non proprio tutte le cose, però chi lo sa? Il nostro Riccardo lo vedremo. La prossima puntata, sempre che si va ad aprire il mio pane. Il perché sto cercando di aprire il pane, si sono i misteri della vita. E andiamo, qua siamo benissimo a caso con il me, con Dos, che tipo è venuto come non so cosa, però ok. Un giorno forse ragazzi lo incontreremo. In realtà sicuramente lo incontreremo per la nostra carriera politica. Ma ok, andiamo a casa nostra, possiamo invitare qualcuno? Poi ragazzi non state vedendo, ma ora ho intenzione di dare inizio a una piccola festicciola. Spero che si sia sentito l'uomo anzi che fregarsi le mani, perché sennò quello che ho fatto non avrebbe avuto senso. Di cui mi sono preso conto che questa frase può essere anche fraintesa. Consienzo, sì. Perfetto, per chi non ci fosse arrivato, anzi ci è arrivato ora. Quindi lei sta ancora stato umore. Posa si offre una rosa, andiamo anzi più, andiamo sul sicuro che posa cerca di avere un figlio, no? Andiamo su qualcosa di meno. Chi diventa la fidanzata, forse non ancora, ecco qui. Dai, su, vai, più veloce a parlare. E ora? Mi dice. E girarsi con non so cosa. Per fatto, anzi, fra poco svenirà qui. Fai un piano, ricordo che è stato...
Scendi candele, niente di tutto più sì, formale, romantico, ricordo che stai per fare fichi fichi per la prima volta. Perfetto ragazzi, con questa bellissima, forse è proprio bellissima, questa, con questa scena, col fatto che il nostro bellissimo zio Enrico, che guardate un attimo, anzi che posa da duo, no? Fa un pisolino, sì, che dopo lui, dopo che ha fatto, si è messo a dormire. Com'è ben rilassato. A entrambi, proprio così. Sono i ragni, già ti odio. Forse anche tu hai paura dei ragni? Perfetto, ragazzi, quindi ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo sexual episodio. Ok, non so cosa sto cercando di imitare, ma ok, frattempo lì ci guarda mentre dormiamo, inquietante.